In questo video studiamo le proprietà degli specchi concavi e delle lenti convergenti. Le prime sei figure si riferiscono agli specchi concavi e le ultime due alle lenti convergenti. Uno specchio concavo è una parabola metallica riflettente, quindi lucidata. Quindi è uno specchio curvo. Attenzione che quello che riflette non è il vetro che si mette per protezione davanti alla lamina di metallo, ma è la lamina di metallo che riflette. Infatti il vetro da solo non riflette, il vetro riflette solo in minima parte, ma in realtà la luce la attraversa. Dunque il vetro è solo protettivo e serve per impedire che si ossidi lo specchio di metallo, che deve invece rimanere ben lucido, lucidato. Dal punto di vista geometrico le parabole hanno questa proprietà, hanno un punto che si chiama fuoco, dove convergono, si focalizzano tutti i raggi paralleli provenienti dall'infinito. Per esempio potrebbero essere i raggi del Sole, che il Sole sta a una distanza enorme, praticamente infinita, tutti questi raggi arrivano paralleli e vengono focalizzati dallo specchio parabolico in un punto chiamato fuoco. Questo è quello che succede con la parabola che abbiamo sul tetto di casa, molti di noi ce l'hanno, parabola con la quale riceviamo le onde radio del satellite per le trasmissioni televisive. Quindi arrivano tutti questi raggi paralleli e vengono focalizzati nel fuoco dove è presente il ricevitore della parabola, che poi manda il segnale al decoder. Questa proprietà di focalizzazione della parabola si può dimostrare rigorosamente in modo matematico e si può anche spiegare geometricamente in modo intuitivo. Prendiamo per esempio questo raggio di colore rosso, arriva, incide in questo punto che si chiama punto di incidenza. Questo è un pezzettino di superficie che immaginiamo come una superficie piana, piatta, perché ci limitiamo a un pezzettino di superficie molto piccolo, quindi possiamo immaginare che sia piatta anziché curva. Questa è la normale nel punto di incidenza e quindi abbiamo l'angolo di incidenza formato dal raggio incidente con la normale. Sappiamo per la legge della riflessione che l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza, quindi il raggio si riflette con lo stesso angolo e va a finire nel fuoco. Prendiamo un altro raggio, facciamo la stessa costruzione geometrica, quindi nel punto di incidenza prendiamo quel pezzettino di superficie piatta, prendiamo la normale, l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione sono uguali e anche quest'altro raggio va a finire nel fuoco. Se ripetiamo questa costruzione geometrica per tutti i raggi che arrivano, tutti quanti si può dimostrare che vanno nel fuoco. La proprietà della parabola di focalizzare i raggi non vale soltanto in ricezione, ma vale anche in emissione. Se noi mettiamo una sorgente di luce anziché all'infinito, come era per esempio il Sole di prima o il satellite, la mettiamo invece nel fuoco della parabola, allora questa sorgente di luce emette raggi in tutte le direzioni. Quelli che rimbalzano sulla parabola poi vengono tutti quanti riflessi in avanti, paralleli, e vanno verso l'infinito. Questo disegno è identico a quest'altro, con l'unica differenza che è rovesciato il percorso dei raggi luminosi. Anziché giungere dall'infinito e riflettersi nel fuoco, partono dal fuoco e si riflettono all'infinito, tutti quanti paralleli. Questa proprietà delle parabole è utilizzata nei fari delle macchine, delle automobili. Infatti si chiamano proprio le parabole. La lampadina è posta all'interno di uno specchio parabolico e quindi la luce che poi viene emessa dal faro è tutta focalizzata in avanti, è tutta direzionata. Perché infatti non avrebbe senso che il faro illuminasse di lato, di sopra o di sotto, deve illuminare esattamente davanti alla macchina. Dopo molti anni le parabole si opacizzano e quindi bisogna cambiarle, perché riflettono male, nel senso che riflettono poco, perché si sono opacizzate. La distanza tra il vertice della parabola e il fuoco si chiama distanza focale o semplicemente focale e si indica con la lettera F minuscola. Se noi consideriamo degli specchi piccoli, cioè ricavati soltanto vicini al vertice, in questo modo qua, allora possiamo per semplicità immaginare che questa calotta di parabola, questo pezzettino di parabola, cioè questo, sia come se fosse un pezzetto di sfera, una calotta sferica. In realtà è un pezzo di superficie parabolica, questa è la parabola,
ma noi la approssimiamo come se fosse un pezzetto di calotta sferica, perché stiamo vicini al vertice e quindi lì la parabola e la sfera si possono confondere, cioè sono quasi simili, quasi uguali. Quindi spesso si parla di specchi sferici, anche se a rigore la sfera non ha questa proprietà di focalizzazione, non ha il fuoco, quindi bisognerebbe parlare sempre di specchi parabolici. Però per semplicità parliamo di specchi sferici e immaginiamo che siano ricavati da un pezzo di sfera. In questo caso si può dimostrare che il fuoco si trova esattamente a metà strada tra il vertice e il centro della sfera. Quindi si trova esattamente qui a metà strada. E siccome il centro della sfera dista dal vertice una distanza pari al raggio, il fuoco si trova a distanza r mezzi dal vertice. Quindi questa distanza, la distanza focale, vale metà del raggio, proprio perché il fuoco si trova a metà strada fra il vertice e il centro della sfera. Nei prossimi video utilizzeremo diversi raggi per costruire le immagini che si ottengono con gli specchi concavi, gli specchi parabolici. E useremo in particolare quattro tipi di raggi luminosi. Il primo tipo di raggio è uno di questi che proviene dall'infinito, parallelo all'asse ottico. L'asse ottico è questo qua, che passa per il vertice, quindi un raggio parallelo all'asse ottico che proviene dall'infinito e che si riflette passando per il fuoco. Un secondo raggio che utilizzeremo è uno di quelli che escono dal fuoco, come questo colorato in rosso, si riflette sulla parabola e viene riflesso poi orizzontalmente, quindi parallelamente all'asse ottico verso l'infinito. Un terzo tipo di raggio che utilizzeremo è questo, quindi un raggio che proviene da obliquamente da lontano e va a rimbalzare sul vertice dello specchio. Questo raggio viene riflesso formando un angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza. In questo caso la normale è l'asse ottico. In pratica questo raggio si riflette simmetricamente rispetto all'asse ottico e per disegnarlo in pratica si fa così. Si individua un segmento qualsiasi qui e lo si riporta identico qua sotto per costruire questo triangolo isoscele. Questo è il procedimento pratico per disegnare il raggio riflesso. Infine, un quarto tipo di raggio che utilizzeremo è un raggio che proviene da lontano obliquamente e passa per il centro dello specchio sferico. Quando va a riflettersi sullo specchio, torna indietro passando di nuovo per il centro. Quindi questo raggio percorre lo stesso cammino sia quando arriva, quindi il raggio incidente, sia dopo quando si riflette. Il raggio incidente e il raggio riflesso percorrono esattamente la stessa traiettoria. Quindi con questi quattro tipi di raggi, uno, quello che proviene da qua, quello che parte dal fuoco e questi altri due, con questi quattro tipi di raggi noi costruiremo tutte le immagini ottenute che si ottengono con gli specchi parabolici.